Il nostro conferenziere, che è veramente un onore avere qui con noi, che si chiama Nicola Vittorio, come avete visto, no? E sapremo poi tutto di lui alla fine, finita la conferenza, chiaramente. Io devo in un qualche modo, e sono molto lieta, oltre che di poterlo ringraziare di questa presenza, e di inaugurare così il primo dei mercoledì dell'Accademia. Voglio fare un piccolissimo quadro e un piccolo racconto di chi è il professor Nicola Vittorio. Naturalmente ho capito, leggendo il suo CV, che consiglio chiunque sia interessato a questo tema e al suo lavoro di andare a leggere, perché basta fare Google CV Nicola Vittorio e viene fuori tutto il suo curriculum. Sono rimasta assolutamente, perché io lo conoscevo attraverso alcune pubblicazioni che molto rapidamente citerò, ma non avevo l'idea che ci fosse un professore dell'Università Italiana di questo livello e di questa, come si dice volgarmente, stazza. Okay. E quindi ringrazio lui di aver inaugurato questa serie di mercoledì. E voglio solo riassumervi, cerco di essere breve perché appunto ci vorrebbe moltissimo tempo per descrivere e anche così in un qualche modo caratterizzare le sue caratteristiche. Io leggendo il suo curriculum in un modo più approfondito devo dire che ho messo in evidenza tre aspetti fondamentali della sua attività che mi sono sembrati significativi. Il primo è il suo ruolo nelle istituzioni universitarie, chiaramente. Il secondo è il suo compito, non soltanto come insegnante della sua specifica materia, ma come promotore e coordinatore di alcune, diciamo, importantissime iniziative, per così dire, culturali, che sono, a mio giudizio, di grande rilevanza, che sono l'educazione alla scienza di studenti, dottorandi e docenti di scuola secondaria, la comunicazione della scienza, no? E il rapporto tra scuola, università e mondo del lavoro. Quindi questo è un secondo aspetto della sua attività che giudico di rilevanza notevolissima e soprattutto lo giudico uno degli importanti compiti che in questo particolare momento è fondamentale riuscire ad esercitare oltre ai propri compiti istituzionali e di ricerca. In più il terzo aspetto, che chiaramente è della sua attività, è il suo notevolissimo peso come ricercatore, su cui torno brevissimamente come ultimo. Allora, rispetto al suo ruolo istituzionale, vi voglio ricordare, per quelli che ancora devono andare a fare CVD, no? E eventualmente leggerselo, è professore ordinario di astronomia e astrofisica presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma Tor Vergata, no? È stato preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dello stesso Ateneo, è stato presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Scienze e Tecnologie e portavoce del Coordinamento Nazionale delle Conferenze dei Presidi delle Facoltà Italiane. Quindi questi, chiaro, vanno sotto il capitolo ruoli istituzionali. Dal 2010 al 2013 è stato prorettore al coordinamento dell'attività di formazione degli studenti e questo anticipa la seconda, diciamo, descrizione dell'aspetto 2 della sua attività, formazione degli studenti anche nella fase post laurea, sempre presso l'Università di Roma Tor Vergata. Il secondo aspetto, che secondo me merita una grandissima considerazione, è appunto quello che vi ho citato come secondo. In questo senso ha promosso e coordinato il piano lauree scientifiche realizzato d'intesa con Confindustria, finanziato dal MIUR, che vuole diffondere la cultura scientifica tra i giovani, promuovere l'interesse per le scienze di base. Dal 2010 è presidente del Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica del MIUR. Dal 2012 è componente della Segreteria Tecnica per le politiche della ricerca
del MIUR e chairman di un gruppo di lavoro sul terzo ciclo dello spazio europeo dell'alta formazione che, come sapete, si occupa per conto effettivamente dell'Europa e nell'ambito di questo Bologna follow-up group, no? Di punti e problemi diversi, tipo, cito, percorsi formativi, titoli universitari, riconoscimenti, eccetera. Dal maggio del 2013 è prorettore per Doctoral Education and Internationalization presso l'Università di Roma Tor Vergata. E questo è, diciamo, sono gli aspetti più rilevanti di questo secondo gruppo di attività che ha svolto nei confronti della, secondo me, cultura, conoscenza e soprattutto educazione alla cultura e alla conoscenza. Questo tipo di, diciamo, compito che io ho citato come secondo, è documentato sempre, se andate a cercare, perché è molto importante avere anche la bibliografia di queste pubblicazioni. Poi arriveremo al terzo punto, che è la ricerca. Ma alcune di queste pubblicazioni che appunto concernono il suo compito di, chiamiamolo, promotore e coordinatore della comunicazione della scienza, della diciamo educazione più che altro alla scienza, sono contenuti in articoli su riviste diverse. Vi cito soltanto alcuni titoli: Master Universitari Nazionali per la Formazione di Formatori, quindi questo è un altro concetto di importanza notevole, formare i formatori, Direttive Europee in materia di dottorato, il riscatto delle lauree scientifiche, poi Piano Nazionale per le Lauree Scientifiche, che ho già citato prima, l'allievo da spettatore a protagonista, e questo è avvenuto in coincidenza con un contatto, mi sembra, con Perché a Torino, sì, infatti era un articolo che conosco molto bene, perché appunto l'università ha occhi puntati sull'Europa, l'insegnamento delle discipline scientifiche, corsi di laurea scientifici, un'opportunità per il futuro, cioè ognuno di questi articoli ha delle rilevanze notevoli proprio per il modo in cui viene affrontato il problema, cosa che in questo momento sarebbe utilissimo che tutti noi per primi, noi accademici, no? E quelli a cui cerchiamo in qualche modo di comunicare qualche cosa, leggessero con molta attenzione. Oltre a questi articoli ha scritto dei libri anche piuttosto notevoli. Io ricordo sempre un libro che ho letto nel 2014, quindi parecchi anni fa, che era intitolato 30 anni di dottorato di ricerca in Italia e che è stato un libro di rilevanza notevole rispetto al problema dello sviluppo, della fondazione, dell'evoluzione e di visione strategica del destino dei dottori di ricerca, degli errori potenziali e reali che sono stati fatti durante lo sviluppo di questi dottorati. Altri, vi cito alcuni, per esempio uno che ho trovato anche molto interessante e che credo di aver letto, ma non sono così sicura, Innovare, crescere, competere, le sfide del dottorato di ricerca, che riguardava, io cercavo tutti i libri che riguardavano il dottorato di ricerca e questo era fatto collaborazione con Enrico Predazzi, è uno di quelli che ha fatto con Predazzi. Poi, per esempio, Dalla scuola al mercato di lavoro, e questo è il secondo, anzi il terzo punto che io ho citato, cioè il suo interesse sul rapporto tra scuola, università e mondo del lavoro. Quindi su questo non mi soffermo perché ci sarebbe molto altro da dire. La terza aspetto della sua attività è quello della ricerca, che naturalmente, come ampiamente si capirà dalla sua conferenza, ha come tema prevalente la formazione e l'evoluzione in grande scala della struttura dell'universo. Grandissimo tema che naturalmente interessa moltissimo, anche se la mia ignoranza è assolutamente cosmica da questo punto di vista. Devo dire che la sua attività scientifica è documentata da un numero molto rilevante di
pubblicazioni, vi cito soltanto alcuni dati bibliografici, su un numero di articoli su rivista intorno a 210, le citazioni sono 25.000, che è un numero enorme, chiaramente, no? E quello che tutti noi conosciamo come HDIRS, cioè un indice bibliometrico della validità più o meno discussa, ma comunque tutti quelli che non sono contenti dell'HDIRS perché l'hanno basso, però mediamente avere un HDIRS alto significa una valutazione della performance scientifica e soprattutto dell'utilizzo da parte dei colleghi dei contenuti del proprio lavoro. Questo HDIRS per il nostro socio, no? È 71, che è un numero molto alto, chiaramente, no? Quindi l'ultima cosa che voglio dire per chiudere questo, voglio dirvi che sono rimasta anche contenta del fatto che questa occasione coincide con il compleanno del professore Nicola Vittorio, il quale compie i suoi anni, devo dire, non vi dico quanti, però c'è scritto sul foglio che annuncia questo notevole congresso organizzato dai suoi allievi e dai suoi amici e dai suoi colleghi, ovviamente, che si intitola, io traduco, spero di non sbagliare, La radiazione cosmica di fondo e la struttura in grande scala dell'universo. Grosso modo il titolo è questo, giusto? Questo si svolge in quel bellissimo posto che è la Villa Mondragone, non so se qualcuno di voi la conosce, che è il luogo dei convegni dell'Università di Roma, ovviamente splendido posto, e ha, vedi caso, ho trovato molto interessante che i suoi allievi, i suoi colleghi e i suoi amici ovviamente abbiano scelto come temi di questo convegno, quattro temi che sono chiaramente inerenti alla radiazione cosmica di fondo, e altri due temi che sono Italian and European PhD Programs, no? E PLS Project, cioè piano delle lauree scientifiche, cioè Scientific Degree Plan, il che vuol dire che nell'ambito della festeggiamento del suo, posso dirlo, spero, 65esimo compleanno, come dire, è molto giovane per aver fatto tutto quello che ha fatto, secondo me, no? Due dei temi sono appunto appartenenti a questo secondo importante aspetto della sua attività che io ho cercato di riassumere. Benissimo, ringrazio molto il professore di questa presenza, il nostro socio, e lo prego di, lui preferisce stare in piedi, se ho capito bene, no? E quindi parlare dai piedi. Grazie a tutti, grazie a tutti della vostra presenza. E facciamogli gli auguri. Cioè, compie gli anni fra 3 giorni, Tre, o sbaglio? No, non sbaglio, esattamente. 3 giorni, sì. È vero? Ok. Sono... Sono molto... Posso... Sì. Vai, il microfono. Ho il microfono acceso, prendo questa cosa e sono a posto. Allora, volevo innanzitutto ringraziare la professoressa Busia per questa introduzione, ringrazio il presidente dell'Accademia per l'invito, ringrazio il professor Predazzi per tutte le cose che abbiamo fatto insieme, tra cui alcune delle cose che sono state citate e che mi hanno un po' introdotto in un mondo che è quello... del dottorato e della parte istituzionale. Io vorrei parlarvi oggi di un tema che è un tema di cosmologia, in che universo viviamo, certezze e incertezze della cosmologia moderna. E quando si parla di cosmologia è abbastanza semplice, che si può cominciare dicendo 13 miliardi di anni fa, il che non vuol dire che stiamo 13 miliardi di anni a chiacchierare, si può cominciare a parlare della storia della cosmologia, di come il pensiero della cosmologia è passato, e tutto sommato, mi aiutate? E tutto sommato, voglio dire, la domanda che uno si può fare è se veramente la cosmologia fa progressi. Le domande che si fanno sono sempre le stesse, da dove vediamo,
in che universo viviamo, che fine farà il nostro universo, da dove viene tutto quello che vediamo, che non vediamo più a causa dei lampioni, tra virgolette, ma i lampioni ci hanno tolto il contatto con l'infinito di un bel cielo stellato. E queste sono domande che hanno a che fare più con la filosofia che con la scienza, ma in realtà volevo convincervi alla fine di questa chiacchierata, spero che qualcuno mi tenga il tempo per darmi, convincervi alla fine di questa chiacchierata che in realtà la cosmologia si è progressivamente mossa nell'ambito delle discipline scientifiche e proprio, diciamo, applicando il metodo galileiano, il metodo scientifico, che come sapete si basava su sensate esperienze. Il Signore lì dice: non me l'aveva mai fatto. E va bene, è importante che non l'aveva mai fatto, perché si sperimenta che c'è qualcosa che non va. Oppure di necessarie dimostrazioni. Si usa la matematica per derivare le cose. Questi due approcci sono, se volete, l'approccio osservativo, induttivo della scienza contro un approccio più teorico, più deduttivo dai principi primi al particolare. E visto che siamo nell'Accademia delle Scienze, mi sembrava importante sottolineare un aspetto e vi riporto un commento di Paolo Rossi di un bellissimo libro che si intitola La nascita della scienza moderna in Europa, il quale diceva: attenzione, la storia della scienza mostra che la razionalità, il rigore logico, la controllabilità delle asserzioni, la pubblicità dei risultati e dei metodi, la stessa struttura del sapere scientifico come qualcosa che è capace di crescere su se stesso, non sono categorie perenni dello spirito. Ci è costato un sacco di fatica arrivare fin qua. E la storia della scienza ci serve per essere sicuri che tutte queste conquiste non vengano perdute. E purtroppo viviamo in un periodo in cui, diciamo, l'attenzione è d'obbligo. Tornando a noi, il passaggio dalla filosofia alla scienza, se volete, della cosmologia si basa parecchio sulla conquista dello spazio e su quello che è stato possibile fare. Non si vede benissimo, ma insomma immagini di questo tipo sono abbastanza familiari. C'è una space station, ci sono degli astronauti al lavoro, c'è un telescopio, l'Hubble Space Telescope, che non funzionava e che è stato riparato in orbita, e tutto questo, diciamo, sembra una cosa abbastanza naturale, ma ci dobbiamo ricordare che tutto questo è iniziato da non più di 60 anni. Sono gli ultimi 60 anni che hanno segnato uno straordinario sviluppo scientifico e tecnologico. E parlando di satellite, mi piace ricordare che satellite è un nome antico, viene dal latino, veniva usato per indicare le guardie del corpo, poi venne utilizzato in un gergo un po' più, decadente, come sbirro, come scherro, e se leggete i Manzoni, i Promessi Sposi, quando stanno per arrestare Renzo, c'è scritto che c'erano due satelliti, i due sgherri, a fianco a Renzo, che lo tenevano e che lo dovevano portare. Quindi, diciamo, il termine satellite interviene nell'astronomia, diciamo, con Keplero, che la applica ai corpi celesti. Fatemi ricordare, a proposito, per sottolineare i 60 anni, il progetto Luna dell'Unione Sovietica, sono 60 anni esatti, perché la prima sonda che viene chiamata Luna 1, sostanzialmente c'è la Luna e voi volete sparare alla Luna, quindi c'è un satellite che viene sparato contro la Luna. È un satellite che manca clamorosamente la Luna, va oltre la Luna e in questo momento orbita intorno al Sole, però è stato il primo satellite che è sfuggito all'attrazione terrestre. Ed è stato lanciato il 2 gennaio del 59, quindi veramente quasi 60 anni fa. A distanza di qualche mese, nel settembre, c'è Luna 2,
hanno aggiustato il tiro e beccano la Luna. Quindi il satellite si schianta sulla Luna ed è il primo oggetto artificiale che colpisce un corpo celeste. Qualche mese dopo, un mese dopo, nell'ottobre, viene lanciato Luna 3, che è questo oggetto qui, che orbita intorno alla Luna e per la prima volta noi siamo in grado di vedere la faccia nascosta della Luna. Quindi tutto questo che sembra una cosa ormai condivisa e abbastanza acquisita, 60 anni fa. Tornando alla cosmologia, c'è un altro satellite che in qualche maniera entra nel gioco, un satellite un po' particolare, si chiama ECO, ed è un satellite che è stato lanciato dalla NASA nel 1960, è una sfera gonfiabile di 30 metri di diametro, con uno spessore, non so se riuscite a leggere, di 0,127 mm. La composizione di questo pallone è diciamo indicata qui, è un Mailer metallizzato, un mediale metallico che ha la capacità di riflettere le onde radio. E il punto era di poter lanciare un satellite di questo tipo che è semplicemente un riflettore, non fa nient'altro, non ha una capacità di ricevere o riemettere segnali, è solo un riflettore, ma l'idea era di poter utilizzare questo riflettore per poter spedire onde radio ed essere ricevute dall'altra parte della Terra. Se ci pensate, questa è una rivoluzione, perché immaginate quanti cavi telefonici dovevamo stendere dagli Stati Uniti all'Europa per poterci parlare per telefono. In questa maniera si bypassa completamente la cosa. Però, e questo è un punto importante, per andare a osservare il segnale riflesso serviva costruire un'antenna estremamente sensibile. Quindi la tecnologia, qui stiamo parlando essenzialmente di tecnologia, la tecnologia si è stata sviluppata negli anni 60 per avere un'antenna che fosse la migliore antenna del mondo. E questo satellite consentì nel 1960 di trasmettere dalla California al New Jersey un discorso preregistrato del presidente Eisenhower. Quindi un successo, e questo è quello che è apparso come pubblicità della Bell Lab su un giornale del 1960. È importante perché l'antenna, quindi la tecnologia avanzata, consente di fare della scienza avanzata. Scienza e tecnologia non sono due cose distinte. Si può fare della buona scienza perché uno ha della buona tecnologia, si può fare della buona tecnologia perché uno ha alle spalle una buona scienza. In questo caso è la tecnologia che fa fare un salto incredibile a questi due signori, Penzias e Wilson, che erano all'epoca nel 1960 due studenti di dottorato e che erano andati, volevano utilizzare questa antenna per studiare l'emissione della nostra galassia ad alte latitudini galattiche. Usano questa antenna e con loro enorme sorpresa ricevono un segnale indipendentemente dalla direzione in cui puntano questa antenna. Allora non dipende dal Sole, non dipende dalle stelle, non dipende dalle galassie, è una radiazione che viene da tutte le parti e quindi è una radiazione cosmica e quindi l'interpretazione che si dà di questa radiazione è che sia una radiazione che è il residuo di quello che oggi chiamiamo essere il Big Bang. Prima di andare avanti fatemi ricordare di un'altra persona, Planck, che interviene in questo discorso. Planck si chiama Max, in realtà si chiama Marx, ma nessuno l'ha mai chiamato Marx, è Max, Max Planck, il quale prende un premio Nobel nel 1918, come sapete, per la quantizzazione dell'energia, è il papà della meccanica quantistica. Lasciatemi ricordare velocemente che ci sono due fenomeni ben noti, riflessione e assorbimento. Se un corpo assorbe solo determinate lunghezze d'onda,
apparirà dello stesso colore della radiazione che riflette, il rubino è rosso perché riflette solo il rosso, lo smeraldo è verde perché riflette solo il verde. Però uno può dire, vabbè, ma se non rifletto niente? Se non rifletto niente, dovrei avere un corpo nero. In natura non ci sono corpi neri, l'antracite ha un coefficiente di assorbimento del 97%, ma un po' riflette. Però se volessimo fare un discorso estremo in cui la diciamo si assorbe solamente, quello che succede è che la radiazione, oppela, Big Bang, la radiazione viene assorbita da un corpo, questa radiazione implica un riscaldamento del corpo, il riscaldamento del corpo implica un aumento dell'agitazione termica delle particelle che lo costituiscono. E questo è il motivo per cui un metallo che diventa incandescente cambia il suo colore. Allora è nell'esperienza di tutti che tanto più caldo è il metallo, tanto più intenso è l'emissione. E quindi c'è una relazione semplice tra temperatura e intensità. Tanto più caldo è un corpo, tanto più intensa è l'emissione che emette. E c'è una relazione molto semplice che ci dice che la lunghezza massima a cui si ha questa emissione è inversamente proporzionale alla temperatura. Allora, se uno immagina di avere un corpo nero che sta a 6.000 gradi, sta parlando del Sole, e il massimo di questa emissione è proprio nella banda visibile, quella dove il nostro occhio è maggiormente sensibile. Ma noi sappiamo che tipicamente il nostro corpo sta a 37 gradi, 300 gradi Kelvin, e siamo stati abituati dalla guerra dell'Iraq a sapere che possiamo vedere corpi nell'ordine di 300 gradi Kelvin per l'emissione che stanno nell'infrarosso. Ci sono i lampioni, ma se voi vedeste un cielo stellato, vedreste alcune stelle che appaiono più blu. E il motivo per cui avete delle stelle che appaiono più blu è che sono delle stelle calde, molto calde. Il massimo dell'emissione ce l'avete diciamo dalla parte blu dello spettro e quindi il vostro occhio becca solamente la parte blu. Allora, che cosa c'entra questo con la cosmologia? C'entra con la cosmologia per il fatto che c'è un satellite, il primo satellite dedicato allo studio della radiazione cosmica di fondo, che è il satellite della NASA, si chiama COBE, è stato lanciato nel 1989 e anche qui diciamo c'è un po' di storia da fare perché inizialmente era un satellite che doveva essere mandato su con uno shuttle. Nel 1986 ci fu un disastro, ci fu uno shuttle che si chiama Challenger che scoppiò sulla rampa di lancio, quindi il programma dello shuttle dalla NASA fu bloccato e quindi ci fu una corsa per ridisegnare completamente il satellite per poterlo lanciare con un razzo. E fu lanciato nel 1989 con un razzo Delta. C'erano un certo numero di esperimenti a bordo di questo satellite, in particolare un esperimento che si chiamava FIRAS e che serviva a misurare lo spettro della radiazione cosmica di fondo. E quello che viene misurato è incredibilmente in accordo con quanto previsto da Planck, uno spettro di corpo nero. Questa osservazione del 1990-92 è stata ottenuta dal satellite COBE con solo 9 minuti di osservazione. Questo tanto per dirvi qual era la qualità del satellite che è stato messo in piedi. E ci sono due signori che sono George Smoot sulla sinistra, ma soprattutto Mather, che era il PI di questo esperimento, che vincono nel 2006 il premio Nobel. C'è uno spettro nero, vi ho detto che lo spettro nero corrisponde, il picco dell'emissione corrisponde a una temperatura, e quindi il fatto di aver misurato un picco a questa lunghezza d'onda implica che c'è una temperatura dell'ordine di 2.7 gradi Kelvin. 2.7 gradi Kelvin, circa 270 gradi sotto zero, tanto per darvi un'idea. Però è un corpo nero. E se è un corpo nero vuol dire che questa radiazione è stata emessa da qualcosa che era molto calda.
E allora questa è la prima prova inconfutabile del fatto che c'è stato un Big Bang, che c'è stata una fase in cui tutta la materia era molto concentrata, in una fase molto densa e molto calda, e che poi c'è stata un'espansione. Adesso, quando uno parla di Big Bang, dobbiamo stare attenti a quello che diciamo, perché il Big Bang è il risultato di una soluzione matematica dell'equazione di campo della relatività generale, non è, diciamo, poi bisogna stare attenti nel definire se questo è successo effettivamente oppure no. La velocità della luce è una velocità finita, quindi ho bisogno di 8 minuti perché la luce del sole arrivi dal sole a me. Guardare lontano nello spazio significa guardare indietro nel tempo. Quindi se io guardo lontano nello spazio, guardo l'universo come era nel suo passato. Ma nel suo passato era caldo, era molto più caldo di quello che è adesso. E quindi mi trovo in una situazione per cui osservo l'universo adesso e osservo della radiazione che è stata emessa quando l'universo aveva circa 380.000 anni e aveva una temperatura di circa 3.000 gradi. Se ci pensate un attimo, questa situazione è come pensare al Sole. Se voi guardate il Sole e non lo guardate, non potete guardare il centro del Sole, guardate solo la superficie, che è la superficie da cui voi ricevete la radiazione. Qui la situazione è alla rovescio, è come se voi foste al centro di una cavità e osservaste la radiazione che viene in maniera uguale da tutte le direzioni e che è emessa da una sorta di fotosfera cosmica che ci circonda. Questa fotosfera cosmica, diciamo, corrisponde a un'età dell'universo di circa 380.000 anni. Quindi l'osservazione della radiazione cosmica di fondo permette di confrontare quello che osserviamo oggi qui ed ora a 13,8 miliardi di anni con quello che è accaduto nell'universo quando l'universo aveva 380.000 anni. E se ci pensate e normalizzate tutto alla vita di un individuo, stiamo guardando un bambino appena nato in termini di età. A bordo di COBE c'era un altro esperimento che si chiamava DMR e che per la prima volta ha mostrato che la radiazione cosmica di fondo che noi osserviamo da tutte le direzioni non ha la stessa intensità indipendentemente dalla direzione come ci si aspettava, ma ha delle piccole variazioni in funzione della densità. Queste variazioni sono delle variazioni di temperatura o variazioni di intensità che corrispondono circa a 30 milionesimi di grado. Giusto per darvi un'idea, se voi guardate la Terra e l'escursione termica che avete sulla Terra, andate da circa meno 60 gradi in Antartide a più 40 gradi nelle zone desertiche. Quindi avete un'escursione di circa 100 gradi centigradi. Se guardate la radiazione cosmica di fondo, andate da meno 270 gradi 4252 a meno 270 gradi 4248. Quindi sono delle variazioni piccolissime. Va bene, delle variazioni piccolissime. Però sono delle variazioni significative. Sono delle variazioni significative che, come vedremo, ci consentono di capire in che universo viviamo. L'altro aspetto che è importante è che se io voglio osservare la radiazione cosmica di fondo, la voglio osservare con la massima risoluzione e con la massima sensibilità. COBE ha osservato la radiazione cosmica di fondo con una risoluzione di circa 10 gradi e se voi osservaste la Terra con la stessa risoluzione di COBE, osservereste questo tipo di distribuzione. Avete necessità di andare a risoluzioni più alte per cercare di capire come è fatta la Terra. Allora c'è stato un altro satellite che si chiama WMAP, che è stato lanciato dalla NASA, che ha aumentato la risoluzione, ma non a sufficienza, e c'è un terzo esperimento che è stato lanciato dall'ESA, di cui voglio parlare, che si chiama Planck, che ha una risoluzione esattamente quella necessaria per andare a recuperare la distribuzione della radiazione cosmica di fondo.
Allora, questo satellite di cui voglio parlare si chiama, se riesco ad andare avanti, si chiama Planck, ma prima di discutere che cos'è Planck, visto che siamo nell'Accademia delle Scienze di Torino, fatemi discutere cosa sono i punti lagrangiani. Allora, i punti lagrangiani del sistema Terra-Sole, per esempio, sono 5 punti che Lagrange individuò, o Lagrangia dovrei dire, individuò nel 1772, che sono indicati da L1, L2, L3, L4 ed L5, che sono dei punti di equilibrio o di quasi equilibrio. Se voi piazzate un satellite in uno di questi 5 punti, il satellite rimane lì a distanza inalterata dagli altri due corpi, da Terra e da Sole. Allora capite che se voi volete mandare un satellite il più lontano possibile dal Sole perché volete osservare l'oscuro più infinito, non potete mandare un satellite con un sacco di benzina, con un sacco di carburante, volete piazzarlo in un posto dove sostanzialmente rimane lì a gratis, diciamo. E questo è il motivo per cui tutti i satelliti delle ultime generazioni vengono mandati in un punto lagrangiano L2 che ha la particolarità di avere Luna, Terra e Sole alle spalle. Se voi guardate in quella direzione, la Luna, la Terra e il Sole stanno sempre dietro. Quindi avete la conduzione di buio più assoluto e quindi potete raggiungere la maggiore sensibilità possibile che vi serve per le osservazioni. Quindi il satellite Planck dell'ESA, che si chiama Planck proprio perché va ad osservare della radiazione di corpo nero, come è stata prevista e predetta da Planck, diciamo, è un satellite che viene lanciato a circa 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, nel punto lagrangiano L2. È uno degli esperimenti più complessi che è stato lanciato, ha avuto un costo di 700 milioni di euro, una massa al lancio di 1,9 tonnellate, quindi immaginate, tornando al discorso di Luna 1, il fatto di dover centrare la Luna o di dover centrare L2, che tipo di sviluppo ha avuto, ed è stato posizionato nel secondo punto lagrangiano. In realtà il punto lagrangiano L2, questo, diciamo, non è un punto di equilibrio stabile, è un punto di equilibrio instabile. Però questo significa che basta veramente pochissimo carburante per riaggiustare la posizione. E quindi il motivo per cui si mette in L2 è questo. Il satellite Planck fa osservazioni della radiazione cosmica di fondo e ha una strategia osservativa di questo tipo. Ruota su se stesso, dovete immaginare che Terra, Sole e Luna stanno sempre dietro, e però proprio perché sta nel punto lagrangiano L2 mantiene sempre la stessa distanza dal Sole e dalla Terra, gira e girando osserva meridiani diversi della sfera celeste e dopo 6 mesi è in grado di osservare tutto il cielo e osserva tutto il cielo con un'enorme precisione. Per cui vedete che alla fine avete la sfera che, diciamo, appare come un'ellisse semplicemente perché la state proiettando su un piano. Non è facile proiettare una sfera su un piano, però se immaginate di tagliare i paralleli lungo un meridiano e poi appiccicate i meridiani, il polo nord è un punto, l'equatore è lungo, il polo sud è punto. E quindi ottenete una cosa di questo tipo. Ma se la radiazione cosmica di fondo è quella che avete dal Big Bang, che è il più lontano che potete, voi capite che tutto quello che c'è tra noi e il Big Bang è roba da eliminare, perché è una contaminazione che non ci interessa. E tutto quello che c'è tra noi e il Big Bang, per esempio, è la nostra galassia. E noi sappiamo che la nostra galassia, diciamo, emette nelle microonde. Ed emette per varie ragioni. Emette perché ci sono delle sorgenti individuali che vanno rimosse. Emette perché c'è un'emissione radio dovuta agli elettroni liberi del plasma che spiraleggiano nel campo magnetico della galassia. Emette perché c'è della polvere nel mezzo interstellare che ha una certa temperatura e quindi emette.
E quindi dobbiamo essere ben sicuri di togliere tutto questo prima di arrivare a dire ho osservato la radiazione cosmica di fondo. Se non riuscite a togliere tutto quello con l'esattezza giusta, rischiate di dire una cosa per l'altra. Allora, il satellite, diciamo, la collaborazione Planck diciamo, ha l'ambizione di aver fatto le cose corrette e di aver prodotto questa mappa della radiazione cosmica di fondo. Che ci faccio con una mappa di questo tipo? Ci faccio una cosa che vi faccio vedere perché vi dà un'idea di quello che vuol fare. Cerco di capire quali sono le scale angolari che contribuiscono di più alle fluttuazioni di temperatura. Okay? Quindi se faccio un grafico in funzione della scala angolare, qui ho un grado circa e su un grado mi aspetto che il contributo delle fluttuazioni sia di questo tipo. Mi posso spostare a scale angolari sempre più piccole e poco alla volta riesco a, vedete che le fluttuazioni sono su scale angolare piccole, questa è un'osservazione a tutto cielo, e poco alla volta riesco a ricostruire questa curva bianca qui che tecnicamente è chiamata lo spettro angolare della radiazione cosmica di fondo. Quindi quando metto insieme tutte queste informazioni sono in grado di capire sostanzialmente quali sono le scale angolari che sono più importanti per la radiazione cosmica di fondo. Allora, questa è una maniera di sintetizzare le osservazioni. Allora, immaginate di avere un cielo, immaginate di guardare il cielo con una risoluzione di un grado. Un grado è circa l'angolo sotteso da un pollice a braccio teso. In un cielo ci sono 42.000 gradi quadrati. Okay? Adesso immaginate, anziché di osservare a un grado, di osservare a 30 primi, avrete un fattore 4 in più. Andate su 10 primi, avrete un fattore 6 in più e così via. Quindi la mappa che voi avete è una mappa estremamente dettagliata con una risoluzione di qualche minuto d'arco e quello che voi fate è sostanzialmente decodificare il tipo di fluttuazioni con una curva di questo tipo. Fatemela dire così senza entrare nei dettagli. Quella curva, in un certo senso, è l'impronta digitale dell'universo in cui viviamo. Da quella curva noi siamo in grado di capire in che razza di universo viviamo. E qual è l'universo in cui viviamo? È un universo di questo tipo. Un universo dove la materia barionica, protoni, neutroni, elettroni, la materia di cui i chimici, su cui i chimici lavorano, costituisce solo il 5% dell'universo. Il 26% è una cosa che viene chiamata materia oscura, e poi cerchiamo di capire che cos'è, ma non lo sappiamo di sicuro, e per il 70% c'è un'altra cosa oscura che è l'energia oscura. Allora l'aggettivo oscuro vi dà l'idea che non sappiamo di che cosa stiamo parlando. Okay? E quindi, se guardiamo alle informazioni che abbiamo dalla materia barionica, il 5% dei protoni, degli elettroni, dei neutroni che sono in giro nell'universo costituiscono solo il 5% della materia nell'universo, questo è in un accordo straordinario con altre osservazioni, per esempio le osservazioni del deuterio primordiale. Se voi avete un universo che andando indietro nel tempo è sempre più piccolo e sempre più denso e quindi sempre più caldo, potete immaginare di avere una piccola stazione a fusione nucleare, no? Perché avete delle energie sufficientemente alte per poter produrre dei nuclei. Quello che riuscite a fare è di produrre sostanzialmente il 25% dei nuclei di elio, una frazione molto molto bassa dei nuclei di deuterio, che però sopravvive ai primi istanti di vita dell'universo. La nucleosintesi primordiale accade
La nucleosintesi primordiale accade nei primi 3 minuti di vita dell'universo, e nei primi 3 minuti dell'universo io sono in grado di formare il 25% di nuclei di elio e per la maggior parte protoni, quindi nuclei di idrogeno. Okay? E se vado a fare osservazioni delle stelle più antiche, l'abbondanza di deuterio che trovo è esattamente quella che mi aspetto dalle osservazioni della radiazione cosmica di fondo. Non posso avere più del 5% dell'abbondanza di materia barionica, se no le osservazioni di deuterio non vanno bene. E a proposito del metodo deduttivo di cui parlavo prima, mi piace ricordare che negli anni 40 ci fu un fisico nucleare, George Gamow, che era un russo, che voleva studiare con Friedman. Friedman è il matematico russo che ha risolto le equazioni della relatività generale. Sfortunatamente per Gamow, Friedman ebbe la brutta idea di morire, quindi non riuscì a lavorare con Friedman, si trasferì negli Stati Uniti e divenne un famoso fisico nucleare. Il beta decay, il decadimento beta, diciamo, è dovuto a lui. Il ragionamento che lui fece, che è un ragionamento che in inglese si chiama back on the envelope, cioè che potete scrivere dietro la busta, è questo: ma se io ho un universo che è talmente denso e caldo, allora riesco a fare delle reazioni nucleari, so che queste reazioni nucleari devono avvenire a temperature dell'ordine di 10 alla 9 gradi Kelvin, perché prima non riesco a formare il deuterio, ma se questo accade, allora posso dire che oggi ci deve essere un residuo di radiazione che Gamow stima essere dell'ordine di 10 gradi, contro i 2.7 che sono osservati. Però era un calcolo fatto back on the envelope che non ebbe, diciamo, nessuna conseguenza, e devo dire che si riscoprì l'acqua calda un po' quando negli anni 60 si ritornò su questo. Per il 26% abbiamo materia oscura, abbiamo detto, da Planck. Beh, la materia oscura, evidenze di materia oscura ce l'abbiamo dalle osservazioni degli ammassi di galassie, è una cosa nota dagli anni 30. Il primo a porre la questione fu questo astronomo svizzero, Franz Zwicky. Abbiamo le evidenze delle curve di rotazione delle galassie a spirali, che sono piatte, che indicano che intorno alle galassie c'è un alone di materia oscura che va ben al di là della materia visibile. E quindi il 26% è un numero che tiene in conto e tiene insieme diverse osservazioni, e quindi si tengono insieme in maniera consistente. Per quanto riguarda l'energia oscura, secondo Planck c'è il 70% di energia oscura in giro dell'universo, e l'energia oscura è qualche cosa di assolutamente incompreso al momento, ma implica, questo per certo, che l'espansione dell'universo oggi sia un'espansione accelerata. Allora, se pensate a una macchina che accelera, la macchina accelera perché spingete l'acceleratore. Se spingete l'acceleratore avete benzina, un motore che vi spinge. La gravità funziona come un freno perché la gravità vi tira, no? Allora, il fatto che oltre alla gravità, che è dovuta alla materia, ci sia anche una componente che spinge, beh, questa è una cosa assolutamente da capire. La fisica che c'è dietro non è chiara, però le osservazioni delle supernove già dalla fine degli anni 90 ci dicono che l'universo accelera, e questa è una copertina del settimanale Science che nel 1998 titola "Un universo che sta accelerando" e mostra Einstein, tra virgolette, contento, perché la spiegazione più ovvia è che ci sia una costante cosmologica che Einstein aveva introdotto a mano nelle sue equazioni di campo e che poi aveva in qualche maniera lasciato una volta che l'universo si era andato espandendo. Che cosa possiamo dire di questo? Beh, abbiamo una pittura complessiva dell'evoluzione dell'universo che va dal Big Bang ad oggi, in cui intorno a noi ci sono le galassie,
Abbiamo un satellite che guarda attraverso le galassie fin a temperature dell'ordine di 3000 gradi Kelvin o a epoche dell'ordine di 380.000 anni, mentre l'età dell'universo oggi è 13.7 miliardi di anni, e quello che succede da qui a qui è abbastanza consistente. Cioè, se voi dite c'è il 5% di protoni e neutroni, ci avete il 26% di materia oscura, il 70% di energia oscura, siete in grado di costruire dei modelli che sono consistenti con le osservazioni. Quello che succede a 380.000 anni, però, è determinato da quello che è successo ancora prima, quindi dal Big Bang ad allora. E lì ci muoviamo in un'area un pochettino più complicata. Quindi quali sono i problemi aperti? Materia oscura. La materia oscura esiste? Esiste perché abbiamo evidenza che esiste, però, tra virgolette, rimane solo un paradigma, non sappiamo che cos'è. Possono essere delle particelle elementari ancora non conosciute, può essere un fluido con delle proprietà particolari, ci sono delle evidenze astronomiche astrofisiche dirette, ci sono delle ricerche sperimentali che stanno andando avanti da anni e che ancora non hanno prodotto un risultato conclusivo. Ma questo sicuramente è uno dei campi su cui la cosmologia del futuro dovrà dare una risposta. L'energia oscura. Che cos'è l'energia oscura? Manca un quadro di riferimento generale. Sì, può essere la costante cosmologica di Einstein, ma la costante cosmologica di Einstein è un parametro, non vi risolve il problema. Qual è la fisica che c'è dietro? E siamo sicuri che l'evidenza che noi abbiamo della energia oscura non sia il risultato del fatto che stiamo applicando una teoria sbagliata della gravitazione? Siamo sicuri che non dobbiamo modificare la relatività generale? Se ci pensate, Tolomeo è sopravvissuto per qualche millennio, Einstein è sopravvissuto per 100 anni, per quanto ancora sopravviverà non lo sappiamo, però è una possibilità. L'altra questione che ha a che fare con l'universo veramente primordiale è che ci sia una fase inflazionaria, come si dice, cioè che la stessa fase accelerata che osserviamo oggi ci sia stata nei primissimi istanti di vita dell'universo. E quando dico primissimi istanti di vita dell'universo, intendo primissimi istanti di vita dell'universo, cioè quando l'universo aveva un'età di 0, metteteci 37 zeri e poi un 1. 10 alla meno 37 secondi, ok? A 10 alla meno 37 secondi l'universo si deve essere espanso con una velocità superluminale, e già questo è una cosa che dovrebbe mettere in attenzione, ma questa espansione superluminale serve per risolvere tutta una serie di problemi. Quindi i problemi aperti dalla cosmologia sono questi. Che cosa è oscuro? Abbastanza. Abbiamo un modello che funziona? Sì. Ma ricordatevi, anche Tolomeo aveva un modello che funziona. Una cosa è avere il modello che funziona, una cosa è avere la comprensione della fisica che c'è dietro il modello. E queste sono due cose in realtà diverse. Abbiamo detto che ci sono le galassie. Come si formano le galassie? Quanto ho? Quarto d'ora. Ok. Le galassie si formano sostanzialmente per attrazione gravitazionale. E potete in qualche maniera pensare che la gravità sia una forma estrema di capitalismo. La massa va dove c'è la massa, non scappa. Quindi se avete in alcuni punti dello spazio un po' più di massa, alla fine ne avrete ancora di più. Allora, questo vuol dire che se l'universo fosse stato esattamente omogeneo, non potevate formare le galassie. Dovevate avere dei semi, delle piccole disomogeneità intorno alle quali la materia possa cadere, come in questo caso. Ma allora quelle piccole fluttuazioni di temperatura che ho visto con COBE e poi con Planck e poi con WMAP sono la segnatura che all'epoca
a 380 mila anni l'universo non era esattamente omogeneo, ma c'erano piccole fluttuazioni dell'ordine di una parte su 100 mila, e intorno a quelle piccole fluttuazioni la materia nei successivi 13 miliardi di anni è stata in grado di accrescere e di formare galassie. Se guardate come sono distribuite le galassie oggi, questa è una delle più grandi simulazioni fatte al computer, vi accorgete che le galassie non sono distribuite in maniera omogenea. Ci sono dei vuoti, ci sono dei pieni, ci sono dei filamenti, e le galassie e gli ammassi di galassie si trovano specialmente all'incrocio di questi filamenti. È come se quei filamenti vi dessero un'idea della traiettoria che la massa ha seguito nel corso del tempo per accrescere della materia in un certo posto e per formare, come in questo caso, un ammasso di galassie. Se proiettate le galassie che conosciamo sulla sfera celeste, ottenete una cosa di questo tipo. E di nuovo, non è una cosa omogenea. Avete dei pieni, avete dei vuoti. Il codice di colore che vedete qui è associato al redshift, quindi il colore vi dice, vi dà in un certo senso la terza dimensione, la profondità della distribuzione. Però per quanto possiamo al momento osservare, noi abbiamo un'idea di come è fatto l'universo, diciamo, in una regione di spazio che corrisponde circa a 2 gradi sulla superficie di ultimo scattering, quindi una regione di spazio molto limitata. Allora vorremmo avere qualche informazione in più, e l'informazione in più ci sarà fornita dal satellite Euclid, che è un satellite dell'ESA che dovrebbe essere lanciato nel 2020, di nuovo nel punto Lagrangiano L2, per lo stesso motivo per cui vi ho detto prima. Allora, senza entrare nel merito di questo satellite, il punto è che avremo dei dati per 1 miliardo di galassie, quindi un salto quantico rispetto alle osservazioni che abbiamo al momento dell'universo locale, milioni di spettri di galassie, e quindi saremo in grado di caratterizzare meglio, da un lato, la distribuzione di materia oscura su grande scala, e dall'altro cercare di caratterizzare che tipo di proprietà ha l'energia oscura. Vi parlavo prima dell'inflazione. C'è un altro satellite che è in pista su tempi più lunghi, verso la fine degli anni 20, 2020, e che è un satellite giapponese che si chiama Lightbird, che sta per Light, in giapponese Light vuol dire luce, Light Satellite for the Studies of Bimode Polarization and Inflation from Cosmic Background. È un satellite che osserverà la polarizzazione della radiazione cosmica di fondo. Quello che abbiamo visto fino adesso è una misura dell'intensità totale. Andremo a misurare la polarizzazione, e in particolare, se c'è stata l'inflazione, ci aspettiamo di avere alcuni pattern particolari nelle mappe di polarizzazione che sono in grado di dirci se c'è stata o meno inflazione. Questo è un satellite estremamente importante, soprattutto perché se osservasse questo tipo di segnatura, consentirebbe di andare a studiare l'universo in alcune fasi, ad alcune energie, che sono sicuramente molto, molto, molto più grandi di qualunque energia siano in grado di raggiungere tramite un acceleratore terrestre. E quindi questa cosa, diciamo, aprirebbe delle strade estremamente importanti per la fisica teorica, per la quantizzazione della gravità e quant'altro. In buona sostanza, mi piacerebbe lasciarvi con la stessa domanda con cui abbiamo iniziato. La cosmologia fa progressi, ma c'è ancora molto da fare. Grazie. Grazie a voi. E vorrei aprire
Domande possibili, discussioni, richieste, chiarimenti? Enrico. Intanto vorrei ringraziare Nicola perché questa carrellata in un'ora di 13,7 miliardi di anni è stata, secondo me, eccezionale. Io avrei tantissime cose e probabilmente più tardi te ne chiederò qualcun'altra, ma questi modi B di polarizzazione, cosa voglio dire? Io so che a 300.000 anni incominciano a vedersi le cose, quindi prima di allora non possiamo andare con la luce ordinaria o con la... Ma so anche che la polarizzazione dovrebbe portarci un po' prima, se ho molto capito prima. Bene. Quanto prima e soprattutto... 10 alla meno 37 secondi. Eh no, ma allora lì vediamo Maria. Lì vediamo Maria, cioè se osserviamo la polarizzazione... Allora, la polarizzazione... Fatemi tornare un attimo su questa slide... Ops, eccola qui. Allora, qui stiamo a 380.000 anni dopo il Bang. Quello che vediamo qui è quello che è avvenuto tra 0 e 380.000 anni. Allora, se c'è stata una fase di inflazione, ci aspettiamo che ci siano delle onde gravitazionali primordiali generate durante l'inflazione, le quali si propagano e arrivano fino a 380.000 anni. Queste onde gravitazionali primordiali, che quindi non sono dovute a un black hole, non sono dovute al merging, non è dovuto a questo, questo è un fondo stocastico, lo devi pensare come delle onde gravitazionali che si muovono qua e là. Quando arrivano alla ricombinazione, interagiscono per fluttuazione del potenziale con i fotoni della radiazione cosmica di fondo e questo induce una polarizzazione di tipo B. Quindi la polarizzazione di tipo B la puoi generare se e solo se hai un fondo stocastico di onde gravitazionali. Quindi il teorema è, se osservo modi B, ho osservato un fondo stocastico di onde gravitazionali primordiali. Se ci sono onde gravitazionali primordiali, vuol dire che c'è stata l'inflazione. E quindi il tipo di polarizzazione che osservo mi dice qualche cosa sul tipo di inflazione che ho avuto. Quindi non è un'osservazione diretta, ma diciamo in un certo senso è la conseguenza di quello che c'è stato. E lì vediamo Maria. Vedranno, insomma, vedremo. Professor Predazzi, hai altre domande? No, c'è qualcun altro che vuole chiedere? Ah, scusi, aspetti un attimo. Che arriva il microfono. Io già ci sento poco di mio. E poi... Lei ha citato L2. Sì. Benissimo. E ci sono due satelliti che vanno in L2. Ce ne saranno... Allora, ecco, come fanno a convivere lì? Metteranno il semaforo in L2. Lei ne ha citati solo due. Però adesso... Ne ho citati solo due. Beh, l'idea è che alla fine delle operazioni si dà una schicchera e dato che fuori. Il punto è un punto instabile... vanno via. Quindi è previsto che ci sia un regolatore del traffico? Sì, ecco. Sì, diciamo un codice etico. Ecco, quindi finito il suo lavoro viene cacciato via. Sì, esatto. Planck per Planck è successo questo. E l'instabilità è dovuta alla Luna? L'instabilità è dovuta semplicemente al fatto, no, non tanto alla Luna, è dovuta al fatto che tu hai Terra, Sole, Terra, diciamo Luna è una piccola perturbazione in questo, e c'hai il satellite lì e in qualche maniera ti aspetti nel sistema che ruota col satellite che la forza centrifuga sia completamente controbilanciata dall'attrazione Terra-Sole. Questa cosa non è perfetta e quindi diciamo puoi avere dei piccoli scostamenti dal punto di equilibrio in quanto tale. Sì. C'era la... Sì. Grazie. Innanzitutto grazie. Io avrei qualche domanda di questo tipo, forse sono dei fondamentali che mi mancano.
Ad esempio anche solo sul concetto di inflazione, che a me mi ricorda qualcosa che si riduce, è un po' in contrasto con l'idea invece di espansione dell'universo. Però mi è piaciuto molto e vorrei che lei mi dicesse qualcos'altro alla fine, quando lei praticamente ha creato un trait d'union, insomma ha cercato di avvicinare quello che a me da profano mi sembra appunto il gigante, il gigantesco, cioè l'universo con l'infinitamente piccolo, quindi con l'atomo, no? E a questo punto io mi domando, lei non ha accennato, e le chiedo, non può essere di qualche utilità la famosa, o non so se dire, famigerata teoria delle stringhe? Per quanto riguarda quelle due cose a cui è stato legato, secondo me in maniera impropria forse, non saprei dirle, però l'aggettivo oscuro, anche quello crea una certa ambiguità, perché oscuro, come dice lei, corpo nero, assorbe tutto e quant'altro, ma oscuro anche perché non conosciamo ancora, quindi qual è la percentuale di oscurità? Bisognerebbe magari trovare un altro aggettivo in maniera tale da pensare a una materia e di conseguenza a un'energia, oppure il contrario, a un'energia e di conseguenza a una materia, a noi ignota almeno quanto sarebbe chiedere a un pesce cos'è l'acqua. Allora, in ordine, l'inflazione in quanto inflazione è un periodo di espansione superluminale, accelerata, non di contrazione, un'espansione. Se lei immagina di gonfiare un pallone, un palloncino, McDonald's, il palloncino man mano che si espande localmente diventa sempre più piatto. Okay? Allora questa cosa è utilizzata per dire, guarda, osservo un universo che oggi ha una geometria euclidea. Perché c'ha una geometria euclidea? Beh, perché c'ha avuto all'inizio una botta di vita così forte e si è espanso talmente tanto che localmente, che è la parte che posso osservare io, l'universo è piatto. Quindi la prima cosa è espansione, non è contrazione, l'inflazione. È un'espansione superluminale, nel senso che diciamo c'è un'espansione di 60 e alla 60, 60 i folds, per così dire, in un periodo molto molto ristretto, in un istante sostanzialmente. Teoria delle stringhe. C'ho degli amici che fanno teoria delle stringhe, che io chiamo affettuosamente stringaroli, i quali si stanno, devo dire con mia grossa soddisfazione, avvicinando poco alla volta a questo tipo di problematiche, cercando di capire che tipo di impatto può avere una teoria delle stringhe, per esempio nello spiegare un periodo di inflazione di quel tipo, quello che osserviamo, e che tipo di impatto ha una teoria delle stringhe, per esempio nello spiegare questa parte a grandi scale angolari che io osservo una radiazione cosmica di fondo. C'è molto da scavare lì. Mi sembra piccolo, diciamo sono pochi, pochi gradi, ma c'è un sacco da scavare, perché al momento le osservazioni che abbiamo non sono delle osservazioni completamente consistenti col modello che vi ho raccontato. Ci sono delle cose che, vista la grande sensibilità dell'esperimento, adesso bisogna confrontarci con piccole variazioni. Cioè quando io dico la materia ordinaria è del 5%, lo sto dicendo con un errore che è meno dell'1%, quindi sto dicendo 0,05 più o meno 0,0001, quindi a quel punto una piccola variazione la vedo. Allora, questo è una cosa che sta avvenendo, quindi questo tentativo di fare connessione tra teoria delle stringhe e inflazione è una cosa che sta avvenendo. E probabilmente ci porterà a capire meglio che cosa intendiamo per relatività quantistica e che tipo di generalizzazione dobbiamo fare della relatività generale. Però io non sono uno stringarolo, quindi non mi metto, non faccio un seminario su questo. Sicuramente però è una strada su cui ci si sta muovendo.
C'era una signora, domanda. C'era prima una signora? Sì. Aspetti, ne arriva. Buonasera professore. Buonasera. Ma purtroppo la mia domanda me l'hanno bruciata perché era sulla teoria delle stringhe. Però sulla teoria delle stringhe avevo anche letto che è andata un po' in disuso ultimamente e parlava di questa sorta di universi paralleli che così stimolano molto la fantasia, però di scientifico non lo so che cosa possano avere. E poi comunque c'è il mio amico che ha una domanda pure lui. L'ho visto che le stringhe ormai sono desuete. Voglio dire, se noi pensiamo ad Einstein, poveraccio, nel 1915, faceva delle cose che con la realtà ordinaria non c'aveva niente a che fare, quindi aspettiamo, vediamo. Mi scusi professore, io ho sentito parlare, ma ovviamente non da studioso ma da profano, quindi poco conoscente, di questa teoria dell'orizzonte degli eventi, dove c'è una forte concentrazione di gravità, ma nel momento iniziale, quindi in questo Big Bang, esisteva questa, quindi si può parlare anche di questo orizzonte degli eventi o no? Allora, in teoria della relatività il concetto di orizzonte non c'è, nel senso che le equazioni di campo della relatività generale non prevedono il fatto che ci sia una lunghezza tipica, che è la velocità della luce per l'età dell'universo, in questo caso di un certo tipo. Noi la mettiamo a mano dopo, cioè vorremmo, sape, per esempio quando dico la gravità tira e quindi la gravità forma, presuppone che i due oggetti, quello che cade e quello che tira, siano connessi causalmente, se sono uno fuori dell'orizzonte dell'altro non funziona più. Allora, uno dei motivi per risolvere questo problema è quello di avere avuto all'inizio un periodo di inflazione. Se l'inflazione è sufficientemente forte e sufficientemente lunga, questa espansione superluminale, quindi a una velocità maggiore della velocità della luce, chiaramente mi stira l'orizzonte nella misura in cui oggi tutto l'universo è casualmente connesso. Quindi dal punto di vista della cosmologia, di nuovo, questo è un problema risolto, tra virgolette, assumendo che ci sia l'inflazione. Che l'inflazione ci sia, non ce lo dice nessuno, speriamo che Lightbird ce lo dica. Altre... Non vedo, sento ma non vedo, eccoci. Scusi, l'inflazione è lo spazio di 60 volte. È lo spazio tridimensionale nel quale noi viviamo. La luce rimane sempre con i 300. Certo. E questo è questa dilatazione. È la dilatazione dello spazio. Dello spazio. Dello spazio. Che poi porta a tirare fuori quelle esatto. cose lì. Esatto. Attraverso quell'analisi che ha fatto vedere lei. Perché il modello che, diciamo, questo modello qui risolve i dati. Se ho l'inflazione mi risolve il problema dell'orizzonte di cui parlavo prima, il problema della piattezza, del fatto che è un universo sostanzialmente euclideo nelle tre dimensioni e così via. C'è una richiesta qui prima fila. Chiedo scusa. Forte. Non ho capito come mai l'ipotesi vuoto. Devono sentire tutti se è possibile. Ipotesi vuoto nel senso energia di vuoto? No, ipotesi sia vuoto il vuoto totale, nel senso che non sia né energia oscura né materia oscura, ma soltanto vuoto. Perché se io posso immaginare di avere un universo vuoto, ok? Se avessi un universo vuoto non saremmo qui a parlarne, tanto per incominciare, no? Perché non sarei in grado di formare galassie, eccetera. Un universo vuoto è un universo che posso immaginare, in realtà esiste una soluzione delle equazioni della relatività generale che è dovuta a Milne, che fa un universo vuoto che si espande.
Universo vuoto che si espande essendo vuoto, senza nessuna decelerazione della gravità. E quindi un universo che si espande ha un tasso di espansione costante nel tempo. Che ci faccio? Cioè, come formo le galassie? Come vado a spiegare queste piccole disomogeneità? Non ho il, per così dire, il carburante, che è quello di avere la materia che poi aggrego in galassie e quindi vedo. Quindi il vuoto, tra virgolette, c'è tra le galassie, ma mediamente non ho un universo vuoto. Non mi riferisco appunto al 95% che lì viene definito di oscura, una più oscura, che mi ha chiaro il 95%. Allora, se il 90%, se il 70% fosse dovuto semplicemente al vuoto, allora ho capito, vivrei in un universo che non è tipo quello che stiamo discutendo qui, ma un universo, come si dice, aperto. Un universo aperto ha lo svantaggio di crearci un sacco di anisotropie della radiazione cosmica di fondo, perché il periodo necessario per formare galassie è talmente breve che devo partire con delle anisotropie molto forti, e questo è inconsistente con le osservazioni. Quindi devo necessariamente avere una costante cosmologica di mezzo. Altri interventi? Altre richieste? Ci dice qualcosa di più su cosa vi aspettate da Euclid? Poi tocca a lei. Un satellite che incidentalmente si costruisce a Torino. Allora, Euclid è un satellite che, come avete visto, è stato approvato nel 2012, partirà nel 2020, se tutto va bene, e non siamo sicuri, e questo vi dà un'idea diciamo, di quanta energia serva per mettere su un satellite, cioè un progetto di vita. Ci sono due prove che Euclid sarà in grado di avere. La prima è quella di andare a studiare per il tramite delle osservazioni delle galassie l'effetto di lensing gravitazionale. La relatività generale ci dice che la luce in presenza di un campo gravitazionale viene deflessa. Allora, se io guardo la radiazione cosmica di fondo, che è una backlight, no? Che è un riflettore, e la propago attraverso la distribuzione di galassie, i fotoni, anziché andare dritti per dritti, faranno un percorso di questo tipo. Questa deflessione, che è una deflessione stocastica dovuta all'interazione multipla con le galassie, è direttamente connessa con la distribuzione di materia oscura. Quindi osservare questo effetto di micro lensing o di lensing debole ci darà delle informazioni su come la materia oscura è distribuita sull'universo locale. Questa è la prima prova. La seconda prova ha a che fare invece con l'energia oscura. Se io sono in grado di osservare su una distanza sufficientemente grande come le galassie si sono formate, come si è sviluppata la instabilità gravitazionale, riesco a capire se l'energia oscura è qualche cosa di simile alla costante cosmologica di Einstein o qualcosa di simile a quella che viene chiamata quintessenza, che è un fluido con alcune proprietà particolari che consente di avere un universo accelerato. Quindi in entrambi i casi Euclid darà delle risposte importantissime per capire A, la distribuzione e probabilmente la natura della materia oscura, B, la natura dell'energia oscura. Euclid ci aspettiamo che stia per aria per almeno 6 anni, e quindi, diciamo, considerando che parte nel 20, di nuovo siamo alla fine degli anni 30, degli anni 20. C'è lui. Grazie. Guardando questa torta dove si vede che la materia ordinaria è solo il 5% del nostro universo, mi domandavo che abbiamo evidenze, abbiamo nei nostri acceleratori trovato anche dell'antimateria, cioè della materia con particelle invertite, che fanno pensare che all'inizio ci fosse anche questa, che poi è sparita. E a che momento e per quale motivo c'è questo surplus di materia ordinaria come la conosciamo noi, e l'altra
è sparita, annichilita o è finita da qualche parte nel cosmo? Allora, la maniera più semplice di vedere la cosa, ma anche quella più naive, è quella di dire l'universo è nato con una antisimmetria. C'era più materia che antimateria. Perché io oggi dovunque guardo non vedo antimateria. L'altra possibilità è capire se ci sono dei meccanismi per cui, diciamo, ci possano essere stati processi che hanno distrutto materia e antimateria in qualche maniera. Però è chiaro che quello che io osservo è materia, non è antimateria. E quando vado indietro nel tempo vado in un regime in cui a un certo punto poi la fisica va costruita. No? E quindi a energie comparabili con quelle degli acceleratori sicuramente si vedono queste cose, ma nell'universo primordiale poi non so se c'è qualche altra cosa oppure no. Qui francamente manifesto una profonda ignoranza sui meccanismi. Altre domande? No, perché? No, non che non esisteranno più, che non saranno più visibili, considerate le distanze. Allora, questo ha a che fare di nuovo col problema degli orizzonti. Okay? In questo momento l'orizzonte che noi siamo in grado di osservare è un orizzonte che copre una sfera di 13,8 miliardi di anni luce di raggio, no? Quindi quello che mi aspetto è che, diciamo, a causa dell'espansione la densità delle galassie diminuisca, però non diminuisce la densità delle galassie laddove la densità delle galassie è legata insieme dall'attrazione gravitazionale. Per esempio, un ammasso di galassie continua a essere un ammasso di galassie. E così via. Quindi il discorso di, diciamo, non distruggiamo per così dire le strutture, le stiamo solo diluendo. Ok? Noi vedremo la Via Lattea e no, perché Andromeda, che è quella che sta nel gruppo locale, è legata, e anzi noi ci stiamo andando a sbattere in realtà contro Andromeda. Quindi, diciamo, il problema è che l'espansione agisce su una scala cosmologica, la gravità newtoniana agisce sulla scala locale e quella non la cambio. Ultima domanda. Ci sono. Buonasera. Prima ce n'è una là in fondo. Un attimo che non sento. Prima in una delle slide vedevamo come uno dei satelliti che e lanceremo nei prossimi anni un po' più alta punta voce a dimostrare diciamo l'inflazione, sì. Ma nel caso non la dimostrasse, quale sarebbe l'alternativa? L'alternativa per dimostrare l'inflazione o l'alternativa? No, l'alternativa all'inflazione. L'alternativa all'inflazione in questo momento non c'è. L'inflazione in questo momento è una sorta di paradigma. Cioè, nel quadro cosmologico complessivo l'inflazione ha da esserci. È come la materia oscura, ha da esserci. Poi se lei mi dice, ma la materia oscura che cos'è? Boh, non lo so. Però ci sono evidenze per cui, osservative per cui c'è, e posso costruire una teoria che è consistente con tutta una serie di osservazioni. Quindi, che l'inflazione possa essere sostituita da teorie alternative tipo stringhe o altro, è anche possibile. In questo momento la cosa più semplice è pensare a un'espansione superluminale che ha preceduto la fase, per così dire, standard. Se non si dovesse osservare sarebbe un bel problema. Infatti spendere dei soldi per mandare un satellite con il rischio che non serve niente è un bel problema, però diciamo fa parte del gioco. E in che modo, attualmente quanto siamo sicuri dell'accelerazione nell'espansione dell'universo? In che modo l'energia oscura, diciamo, è collegata all'espansione dell'universo? E se abbiamo la certezza o abbiamo modo di misurare l'energia oscura per capire che sta
aumentando, quindi partecipa all'espansione dell'universo, oppure un giorno potrebbe diminuire e invertire il processo. In questo momento quello che noi osserviamo è questo: se lei sta in mezzo alla campagna e c'ha, e vede una lampadina, lei si è perso nel buio, non c'ha punti di riferimento, quella lampadina potrebbe essere una lampadina molto debole e molto vicina, una lampadina molto forte e molto lontana. Okay? Se però lei sapesse che i contadini della zona usano tutti la stessa lampadina, con lo stesso wattaggio, il fatto che misura la lampadina con quella intensità apparente le dice che la casa sta lontana o sta vicina. Allora esiste una classe di oggetti astronomici che si chiamano le supernove, che sostanzialmente sono stelle che terminano il loro ciclo vitale e che esplodono alla fine del loro ciclo vitale. Questa esplosione si ritiene che abbia tutta la stessa intensità. Quindi se io osservo delle supernove, in qualche maniera osservo degli oggetti che vengono chiamati candele standard, è come dire che i contadini hanno tutte lo stesso wattaggio. Se io osservo le supernove lontane, le osservo più deboli di quelle che mi aspetterei nel caso in cui la costante cosmologica fosse zero, nel caso in cui non avessi un'accelerazione. Quindi sono costretto a introdurre l'accelerazione per tener conto del fatto che le supernove più lontane sono più deboli di quanto aspettato. E questo è il motivo per cui quei tre signori, Schmidt, Ries e Perlmutter, hanno preso il premio Nobel per le osservazioni alla fine degli anni 90. Planck non osserva direttamente questo effetto, ma indirettamente ricostruisce i parametri cosmologici ed è costretto pure Planck a mettere dentro una costante cosmologica. Perché se no non si spiega quella frazione di una parte su 100.000 di variazione di intensità che invece viene osservata. Quindi l'esistenza dell'energia oscura io direi che è in questo momento abbastanza solida come esistenza. Da qui a dire che cos'è l'energia oscura ne possiamo parlare. Bene, ringrazio moltissimo il professor Vittorio. Grazie. Vi faccio tantissimi auguri a tutti voi, al professore in particolare, per il compleanno e per l'anno, ovviamente. Grazie.